Beh, per me è un grandissimo onore che faccio anche a nome del nostro rettore. Il nostro rettore è a Roma, ci teneva molto a essere qui, ma lui è a Roma perché per la riunione della conferenza dei rettori, quindi è ampiamente giustificato. Era lei che era molto contenta del fatto che venisse da noi Luciano Maiani e io sono molto onorato anche a nome dei nostri due direttori che ci hanno molto aiutato per questo fatto che sia fra noi Luciano. Allora, volevo dire due cose. La prima è questa: non è che io debba presentare Luciano Maiani, questo sarebbe una forma di presunzione. Luciano Maiani è uno dei più grandi teorici italiani, lo dico non perché è vero, è noto della scuola italiana di fisica teorica che per me, posso esprimere dei pareri miei, sia pure come sperimentale, è la migliore del mondo o una delle migliori del mondo. Ora, Luciano non ha solo fatto alti livelli di ricerca. Le sue ricerche vanno dalla fisica nucleare delle alte energie, dove spero ma ancora che lui dovrebbe lavorare ancora più anche in questo campo, e quella delle alte energie, evidentemente. Volevo dire che lui ha coperto, come voi sapete, delle importantissime posizioni, tra cui quella cruciale di direttore generale del CERN, ma è stato anche presidente dell'INFN e del CNR. Quello che voglio dire però, e quello è quasi personale, ma lo dico a nome dei fisici sperimentali, se i teorici non si offendono, anche se abbiamo degli eccellenti teorici, quello che volevo dire è l'aiuto che ci ha sempre dato, quello che veramente ci serve. Allora, forse non se lo ricorda neanche lui, ma vorrei ricordare un ricordo, se permettete, in amicizia, che mi riguarda personalmente. Io volevo studiare il decadimento, sperimentalmente, il decadimento del regno, era la tesi di dottorato di cui credo lui sia stato presidente di Angelo Nucciotti. E io volevo studiare, volevo non studiare, volevo avere lo spettro di decadimento del regno, 187. Lui era presidente dell'INFN, allora io ho telefonato all'Angela, mi pare si chiamasse, no? Che era la segretaria, e dice: guardi, inutile parlare col presidente nei prossimi 2 giorni perché c'è incontri al ministero, eccetera. Beh, dico, ti chiamerò fra 2 giorni. Beh, dice, mi dica intanto di che cosa volevo parlargli. Aveva bisogno di qualcosa, qualche borsa, qualcosa? No, no, dico, non volevo le borse. Ma mi hanno detto che tra i fisici teorici italiani è l'unico che è in grado di calcolare lo spettro di decadimento del regno. Allora dico, gli dica di calcolarmi il calcolo. Lui dice: scusi, non ho capito una singola parola, vuol ripetere? Sì, dico volentieri. Allora gli dica che a me per la determinazione della massa del neutrino ho bisogno dello spettro del regno. Vabbè, dice, riferirò parola per parola. È passato un quarto d'ora, mi chiama al telefono, sono Luciano, com'è sta faccenda del regno? Beh, dico, che mi dia, allora a lui ho spiegato bene cosa doveva fare. Dopo un po' di tempo, io ero molto amico della moglie che ha purtroppo perso Pucci, e Pucci un giorno mi ha guardato e mi ha detto: senti, e con te non parlo più nella mia vita. Perché? Dico, cosa ho fatto? Dice: noi siamo andati per un'inaugurazione ufficiale al Gran Sasso e lui mi ha promesso, siccome c'era un giorno libero, che in quel giorno libero noi avremmo andati a vedere tutta l'Aquila e tutte le varie cose dell'Aquila. Sai cosa ha fatto quel giorno lì? Ha calcolato tutto il giorno lo spettro del regno e poi è venuto e mi ha calcolato lo spettro del regno. Credo questo che dia un'idea non solo di quanto dobbiamo noi a lui, quindi questo non è un presentare lui, ma dirgli grazie. Quanto dobbiamo noi fisici italiani, e non solo italiani, a Luciano Maiani? Perché veramente lui è una persona che è veramente stato una persona che ci ha aiutato nel nostro campo. E quindi, detto questo, non voglio farvi perdere altro tempo, do senz'altro la parola a Luciano Maiani, ringraziandolo ancora per onorarci con la sua presenza. Bene, buongiorno, sono molto contento di essere qui e voglio ringraziare gli amici di Milano per questo gentile invito e in particolare Ettore anche per questa presentazione sul Regno che insomma mi riporta ai vecchi tempi in cui ci divertivamo con queste cose. Va bene, quello che volevo presentarvi sono un po' delle considerazioni che nascono dopo la scoperta del bosone di Higgs. È una cosa che ha segnato un po' un crinale nella fisica delle particelle e molte persone si sono chiesti, cioè, beh, adesso abbiamo finito, cosa c'è da fare?
Questo è un po' la cosa. Io ho visto anche in molti miei colleghi un certo sconforto, come per dire, vabbè, adesso che faremo nei prossimi anni? Quindi ho cercato di farvi un po' un panorama di quelle che sono un po' le linee di sviluppo che mi sembra che mi sembrano molto interessanti e molto promettenti, tenendo conto che queste sono delle riflessioni molto personali e che certamente ci sono delle altre cose che resteranno fuori da queste considerazioni, ma questo non vuol dire che non siano importanti. Penso a problemi come le onde gravitazionali oppure anche la fisica dronica, di cui so che domani sentiremo un seminario molto interessante, avrete sentito il pentaquark, eccetera, eccetera. Quindi di questo non parlerò. Ecco, questo è quanto vi stavo dicendo adesso, cioè che la scoperta del bosone di Higgs ha segnato il completamento di una teoria che è tutto sommato il meglio che abbiamo mai ottenuto nella descrizione delle forze della natura. Manca la gravità, che è descritta dalla relatività generale, che come sapete è una teoria classica e non quantistica, e quello è uno dei problemi del futuro, ma di quello non sono molto competente per parlare. Ma per quanto riguarda le forze che agiscono a livello atomico e nucleare, la cosiddetta teoria standard, che è nata negli anni 70, dà una descrizione in cui al momento non conosciamo discrepanze rispetto alle previsioni che fa questa teoria. Quindi, dopo Faraday e Maxwell, questa teoria che unifica le forze elettromagnetiche deboli e le mette insieme con le forze e interazioni forti con la teoria della cromodinamica, diciamo, è quanto di meglio sia stato prodotto. E io cercherò anche di darvi un po' uno sketch di questa teoria standard. Però il bello, il brutto, il bello è che in realtà la teoria standard ci lascia con un certo numero di misteri. E questo è quello che ci fa pensare che ci sarà un futuro dopo la scoperta del bosone di Higgs. Uno di questi misteri è l'origine della massa dei neutrini, ne parlerò un pochino più avanti. L'altro è la natura della materia oscura, quella materia che osserviamo nelle galassie attraverso le forze gravitazionali, ma di cui non abbiamo la più pallida idea di che cosa essa sia fatta. E infine il terzo problema è quello che i fisici teorici chiamano il problema della gerarchia, cioè la differenza di scala tra la massa del bosone di Higgs, che dà un po' la scala di massa delle interazioni di cui ho appena parlato, cioè forti, deboli ed elettromagnetiche, e la cosiddetta massa di Planck, la massa associata alla gravità quantistica, che è ben 17 ordini di grandezza più grandi. Come possa nel mondo esistere due scale di massa fondamentali così diverse? Questo è il problema della gerarchia. E come cercherò di dimostrare, la risposta a questi problemi ancora una volta sembra nascosta nelle alte energie, oltre che in tutta una serie di esperienze in corso nei laboratori sotterranei, per esempio per la ricerca del doppio beta o per la ricerca della massa della materia oscura, su satellite nei raggi cosmici e così via. Quindi, diciamo, in realtà abbiamo davanti a noi ancora una grande varietà di linee che negli ultimi anni, nei prossimi anni, ci terranno occupate. Volevo però, prima di questo, fare una rapidissima presentazione della scoperta del bosone di Higgs, cominciando da questa pagina di Google che uscì nel settembre, 10 settembre 2008. Quello era il giorno in cui circolarono in LHC i primi fasci. Fu una giornata memorabile, che peraltro seguiva tutta una serie di polemiche sulle storie se LHC avrebbe prodotto una black hole che avrebbe distrutto il mondo, eccetera. Un risvolto divertente fu che quel giorno non ci furono collisioni, i fasci circolarono isolati, e quindi noi telefonammo a alcuni giornalisti e ci dicevamo: scusate, che avete scritto sulla fine del mondo? Dicevo: vabbè, ma tanto quella la farete più tardi, quindi l'articolo era ancora valido. Questa è una foto della sala di controllo da cui si guidavano l'immissione dei fasci, e vabbè, come sapete, lì è andato tutto bene.
Poi dopo però ci fu un grosso incidente ai magneti superconduttori e quindi ci sono voluti 4 anni, dal settembre 2008 al 4 luglio 2012, il giorno in cui fu annunciato il bosone di Higgs. Qui vedete una collezione di foto. Qualcosa si vede. Fabiola Gianotti, che era capo di Atlas. Candela, Joint Candela, che era il capo di CMS. Quello stesso giorno erano presenti sia Engler che Peter Higgs. Questa è la conferenza stampa. Insomma, questo fu il giorno memorabile in cui venne presentato al mondo il bosone di Higgs. Naturalmente, sulla stampa scientifica ci furono gli articoli storici, il premio Nobel dato ai due Englert e Peter Higgs, purtroppo il terzo, cioè Braut, era scomparso qualche anno prima, e ci fu una serie infinita di vignette sul fatto che era stata scoperta quella che diciamo, i giornalisti chiamavano la particella di Dio, un nome inventato da Lederman. E va bene, questo è. Dato questo, volevo parlare invece, questa è la lista delle cose di cui volevo parlarvi, una breve rassegna delle nostre idee su come sia costituita la materia, partendo dagli anni 30, poi 60 e poi ad oggi. Un breve accenno su quella che potremmo chiamare la connessione cosmica, un argomento che è nato, circa 30-40 anni fa, cioè la connessione tra particelle elementari e la cosmologia su grande scala, cos'è il bosone di Higgs, un breve cenno sull'LHC al CERN e poi alcuni argomenti che secondo me occuperanno le nostre attività nei prossimi anni. Uno è la ricerca del neutrino di Majorana, l'altro è la ricerca della materia oscura, sia in laboratori terrestri o su satellite, sia a LHC, e poi un qualche vista sulle prospettive del futuro della macchina con macchine accelerate, della fisica con macchine acceleratrici. Quindi comincerei da questo, una cosa che tutti sapete dalle scuole elementari, la materia è fatta di atomi. Gli atomi sono costituiti da elettroni planetari e da un nucleo atomico, questo lo sappiamo da circa 100 anni, ma il nucleo atomico a sua volta è costituito da particelle più fondamentali, che sono il protone, che è il nucleo dell'atomo idrogeno, e i neutroni, e questa è la scoperta del 1932, cioè la scoperta del neutrone, che ha chiarito la struttura del nucleo. Negli stessi anni, Yukawa faceva la prima teoria sulle forze nucleari, ipotizzando che queste forze fossero trasmesse da una particella con una massa che si può calcolare dal raggio del nucleo, che è circa 200 volte la massa dell'elettrone, il mesone pi greco. E qui si apre la vera fisica delle particelle, cioè la ricerca delle particelle associate alle forze fondamentali. Negli stessi anni Fermi elabora la teoria del decadimento del neutrone e identifica quelle che sono le interazioni, che chiamiamo le interazioni deboli, le forze responsabili di questo processo. E in questo quadro vedete delineate i tre attori della fisica delle particelle, le interazioni forti o nucleari, che sono quelle che legano protoni e neutroni attraverso il mesone pi greco. Le interazioni elettromagnetiche, che sono quelle che tengono in piedi gli elettroni negli atomi, e infine le interazioni deboli, che sono quelle ipotizzate da Fermi, nei quali viene emesso un neutrino. La cosa straordinaria di questo quadro è che con un piccolo numero di particelle elementari potete spiegare tutta la materia esistente. Diciamo, ci sono una coppia di particelle elementari che Fermi appunto chiamò
le particelle pesanti, che noi chiamiamo barioni proprio per questo, protone e neutrone, le particelle leggere, elettrone e neutrino, e poi le particelle forza, fotone e pione. Questo è, diciamo, uno schema semplicissimo che alla fine degli anni, all'inizio degli anni 30 sembrava spiegare tutto. Infatti la gente si ripose la solita domanda: cosa faremo nei prossimi anni avendo ormai spiegato tutto? In realtà questo era solo l'inizio di una lunga sequenza di scoperte che ha portato a vedere che in natura esistono molti altri tipi di particelle che non sono, diciamo, associati a quella che è, per così dire, la materia stabile, la materia di cui siamo fatti noi, sono fatte le sedie, questo edificio, le stelle, le galassie, eccetera. In effetti, negli anni 60 si comprese che tutta la grande varietà di particelle che erano state nel frattempo scoperte, e no, non vi farò la storia, possono essere spiegate assumendo che al di sotto dei protoni e dei neutroni ci sia un nuovo livello di realtà, che è quello dei quark. Questa parola misteriosa è stata presa e applicata a questo campo da Murray Gell-Mann, grande fisico, premio Nobel, e che l'ha pescata da una oscurissima frase della Finnegan's Wake di James Joyce. Non si capisce perché, ma a un certo momento c'è qualcuno che dice che ci volevano 3 quarks for Master Mark, e siccome ci vogliono 3 quark per fare un protone, diciamo, la cosa suonava bene, e questo nome ha avuto un successo straordinario, oltre al successo dello schema dei quark, che è la cosa più importante. Quindi, diciamo, le forze nucleari sono trasmesse dal mesone Pi greco, ma anche da moltissime altre particelle, i mesoni, che hanno ricevuto i nomi più svariati mano a mano che venivano scoperti, e i barioni, i fratelli dei protone e neutrone, anche loro hanno ricevuto nomi dell'alfabeto greco, per maiuscolo, perché erano pesanti, e però alla fine sono tutte particelle costituite o da coppie quark-antiquark, i mesoni, o da 3 quark, come il protone e il neutrone, per quanto riguarda i barioni. Poi, i quark up e down, bisogna aggiungerne un altro, il quark strano, che sempre Gell-Mann aveva introdotto per spiegare, appunto, tutta una classe di particelle che sono delle particelle instabili. La cosa però non finisce lì, quindi arriviamo adesso al 2015. Oggi noi pensiamo che in realtà i costituenti della materia siano non molti di più, ma di più. Ci sono i quark, quelli che stanno nel protone e nel neutrone, up e down, e neutrine ed elettrone, quindi i costituenti che fanno lo schema, diciamo, se volete, della prima trasparenza, cioè quelli che costituiscono protoni, nuclei, atomi, eccetera, ma poi ci sono altre famiglie, come si dice, di quark, il quark strano, che è già questo, che già Gell-Mann aveva introdotto questi qui, il quark con charm, che è stato introdotto da noi, da Glashow, Heliopoulos, Maiani, e poi il muone, una coppia di leptoni simili all'elettrone, e poi negli anni molto più recenti è stata scoperta un terzo generazione, come diciamo, di quark, top-bottom, e una terza generazione di leptoni. Mentre nello schema originario, come particelle forze, c'era il fotone e il mesone Pi greco, adesso le particelle forze sono di più, ma hanno tutte la stessa caratteristica, sono tutte come il fotone, sono tutte particelle con spin 1, fotone, i bosoni intermedi scoperti da Carlo Rubbia, che vedete là in fondo all'inizio degli anni Ottanta, e i gluoni, che sono i veri mediatori delle interazioni forti. Questa è la base della teoria standard di oggi, la base della teoria in cui le interazioni forti, deboli, elettromagnetiche sono unificate con queste particelle, e le interazioni forti sono descritte da questi gluoni. A lato, e in maniera che all'inizio era sembrata molto artificiosa e tuttora non ci piace tantissimo, c'era una particella scalare di spin zero, il bosone introdotto da Higgs e da Englert e Brown,
che tiene in piedi tutto, perché, diciamo, strettamente parlando, questo schema così bello e così elegante e così che ha avuto tante verifiche sperimentali, in realtà non sarebbe in piedi se non ci fosse il campo di Higgs che dà la massa a tutte queste particelle. Di questo parlerò più avanti. Quello che vedete qui è Mohr-Riegelmann, non al tempo in cui ha inventato i quark, ma una foto molto più recente, e poi, diciamo, abbiamo Glashow, Weinberg e Salam, che sono i creatori della teoria elettrodebole unificata, Nicola Cabibbo, che, diciamo, in molti casi è all'origine di molti di questi sviluppi, e poi Carlo Rubbia, scopritore del bosone intermedio. Tutto questo sviluppo che ha preso piede dalla fine della guerra, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a, diciamo, l'inizio degli anni 70, non sarebbe stato possibile se non si fossero sviluppate le macchine acceleratrici, che ci hanno permesso di studiare tutte queste particelle in maniera dettagliata, studiando, classificandole, e ci hanno permesso di disegnare quel quadro di fenomeni dal quale poi la teoria standard dà, di cui la teoria standard dà un'interpretazione, se volete, molto a posteriori, cioè molto basata su quello che si è trovato. E per quanto riguarda la fisica europea, il centro di tutto questo è stato il CERN. All'inizio degli anni 50 alcune persone illuminate compresero che l'Europa non avrebbe retto la competizione nella fisica delle particelle se si fosse ristretta ai singoli paesi, ma comprese che ci voleva un laboratorio internazionale o sovranazionale. E questo è interessante, che questa prima idea nasce da una lettera di De Broglie, un fisico teorico che è uno dei fondatori della meccanica quantistica, che nel 1949 scrive questa lettera a un convegno in Svizzera e dice, praticamente delinea il CERN. Ci vuole un'istituzione dove si possano fare lavoro scientifico, perché questa istituzione ha più mezzi di quanto ogni singola nazione può dare ai propri scienziati. Questa è l'idea, diciamo, del CERN. Questa idea prese corpo soprattutto attraverso l'azione di Pierre Auger, che era allora direttore scientifico dell'UNESCO, Edoardo Amaldi, professore di Roma, e Leon Kowarski del SEA. E queste tre persone sono stati gli artefici di un lavoro politico di intermediazione, se volete, tra la politica e la scienza, che in pochi anni ha portato alla costruzione del CERN come centro in cui concentrare le risorse per costruire una macchina acceleratrice che mettesse l'Europa in grado di competere con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che allora erano i due poli della scienza mondiale. E c'è un bellissimo libro che si chiama La storia del CERN, scritto da professionisti della storia scientifica, e c'è questa bella frase a proposito di Auger, Amaldi e Kowarski, che rende molto bene l'idea. La loro scopo non era soltanto di costruire una macchina acceleratrice di media taglia, ma era quello di svegliare l'Europa e di convincerla della necessità di mettere le risorse in comune per fare un progetto comune che potesse resistere, diciamo, competere con le altre regioni del mondo. Io penso che, diciamo, questa idea forse ce la possiamo rivendere ancora adesso ed è ancora di piena attualità, soprattutto in questi giorni. Bene, la connessione cosmica, questa è una cosa completamente inattesa. Nel momento, verso, diciamo, gli anni 70, nel momento in cui i teorici hanno capito alcuni problemi relativi a come vanno le interazioni forte ad alta energia, quindi quella che si chiama la cromodinamica quantistica, si è aperto improvvisamente un campo completamente nuovo. Perché? Perché noi sappiamo che l'universo è andato attraverso una serie di stadi che cominciavano da uno stadio a temperatura altissima, anzi nei modelli più semplici che potete fare la temperatura era infinita, è quello che si chiama il Big Bang, un'esplosione iniziale dalla quale
diciamo, è partito l'universo con una distribuzione di materia e radiazione ad altissima temperatura, e questo vi mostra, questo specie di cartone vi mostra l'asse del tempo. Partiamo dal Big Bang, la temperatura scende fino a una certa temperatura a cui gli elettroni e i protoni si combinano per dare l'atomo di idrogeno. A questo punto l'universo cambia completamente perché diventa trasparente alla radiazione, e quindi da questo momento, se volete, da un momento e una zona sistemati a 14 anni, miliardi di anni luce da noi, parte una radiazione cosmica che è il bagliore della temperatura altissima a cui 3, 4, 5 mila gradi a cui si trovava l'universo a quel tempo, e che ci raggiunge come radiazione di microonde. L'universo si espande, quindi la lunghezza d'onda di questa radiazione si allunga, e quello che era 3.000 gradi a quel tempo noi lo vediamo come frazione di gradi Kelvin, e noi possiamo ricostruire attraverso la radiazione cosmica diciamo almeno lo stato di questa situazione. Questa ricombinazione avviene circa 500.000 anni dopo il Big Bang, e se io vado indietro nel tempo trovo delle regioni sempre più a temperatura sempre più alta, fino ad arrivare a circa 3 minuti dal Big Bang, che è il momento in cui i protoni, i neutroni, eccetera, formano i primi nuclei leggeri. Questa è la prima costituzione della materia. Se vado ancora indietro nel tempo, intervengono le particelle elementari. Cioè le temperature dell'universo erano quelle che noi ricostruiamo nelle collisioni di altissima energia. Se voi fate le collisioni di LHC degli ioni pesanti, potete stimare che le condizioni che si creano nella zona centrale dell'urto erano quelle dell'universo circa un milionesimo di secondo prima dopo il Big Bang. Whatever that means, va bene, diciamo. Però, quindi, prima di allora, prima della teoria standard, era impossibile fare questa previsione, era impossibile fare questo studio, perché se voi leggete un famoso libro di Weinberg che è stato scritto a quel tempo, lui dice: ma io non so cosa succede alle interazioni forti sopra qualche MeV, qualche centinaio di MeV, e quindi non posso estrapolare quella che sarà, e posso fare delle ipotesi. Adesso sappiamo molto meglio, e come vedete LHC ci porta a delle energie che sono appunto a livello di quelle che erano le temperature, che erano circa un milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Ed è qui che si sono formate le fluttuazioni primordiali, che hanno poi prodotto i semi intorno ai quali con le forze gravitazionali si sono coagulati gli ammassi, le galassie, eccetera, e da cui è nato l'universo come noi lo conosciamo. Però c'è un altro punto che, diciamo, era stato scoperto anche prima, ma a quel tempo non era molto creduto, ed è la questione della materia oscura. Allora, negli anni 40, questo geniale astrofisico Zwicky, studiando la distribuzione delle energie delle galassie nel Coma Cluster, si rende conto che la gravitazione di queste galassie non è in grado di spiegare la distribuzione delle velocità. Tecnicamente si chiama il teorema del viriale, e ipotizza che in realtà, oltre alle masse luminose che noi vediamo, ci sia una materia che non emette luce e che quindi viene chiamata la materia oscura. Questa è rimasta un'idea molto eretica. Io ricordo 1970, andai a parlare con un astrofisico dell'MIT perché mi era venuta un'idea di usare la materia oscura per fare certe cose, e disse: ma tu che ne pensi? E quello disse: guarda, è tutta una stronzata, è tutta una scemenza. Zwicky era un pazzo, non c'è niente, va bene. Però invece negli anni 70 una brevissima astrofisica, che in questo momento non mi viene il nome, credo che sia scritto qui sopra. Sì, esatto. Esatto, misurò la velocità con cui orbitano le masse di gas intorno a una galassia. Per esempio, la galassia è messa qui e voi misurate la velocità in funzione della distanza. E quello che scoprite è una cosa assolutamente straordinaria, cioè che questa velocità resta elevata anche là dove non si vede più niente.
mentre secondo la terza legge di Kepler la velocità dovrebbe decrescere come la radice quadrata della distanza, e questo non avviene. E questo è un segnale, diciamo, se voi credete alle leggi di Newton, è molto preciso, che in realtà c'è un alone molto più grande della galassia che si estende fino a queste distanze. Anche questa fu presa con le molle, ma adesso abbiamo molte altre cose. Un po' più avanti vi farò vedere invece le distribuzioni che vengono dalle misure cosmologiche. E naturalmente queste considerazioni, sia quelle di Zwicky, sia quelle della Rubin, sia le considerazioni che vengono dalla cosmologia, ci possono dire che questa materia ha una gravitazione, che ha una quindi diciamo è sottoposta alla gravitazione universale, che non interagisce con il campo elettromagnetico, ma non ci dicono nient'altro. E naturalmente ci sono centinaia di teorie che ipotizzano in un modo o nell'altro, e questo è uno dei motivi per cui pensiamo che si debba superare il modello standard. Ci tornerò dopo. Invece, prima di andare appunto nel futuro, volevo riprendere un attimo il problema dell'unificazione. Fermi, già nella sua teoria del 32, aveva fatto la sua teoria modellandola sull'analogia con l'elettrodinamica. Però questa analogia tra le interazioni deboli e le interazioni elettromagnetiche si è approfondita negli anni, e diciamo in questo vorrei citare il lavoro di Nicola Gabibbo del 1962, che mostrava che effettivamente quelle caratteristiche di universalità che sono così tipiche delle interazioni elettromagnetiche si ritrovano nelle interazioni deboli. Questo è il passo importante, e poi successivamente, diciamo, tutta una serie di lavori di Higgs, Brut, Engler, eccetera, eccetera, hanno reso compatibile queste idee sull'unificazione delle forze, che erano state sviluppate da Glashow, da Salam e da Weinberg, con la questione della massa delle particelle. Quindi, diciamo, intorno agli anni 70 si coagula questo complesso di idee che all'inizio sembravano un po' poco attendibili, ma che mano a mano prendono una forma sempre più precisa. Nel 1972-73 si dimostra che questa teoria è rinormalizzabile, e diciamo prende piede quella che noi chiamiamo la teoria standard. La teoria standard partiva con una certa lista di particelle che dovevano essere scoperte. Naturalmente i bosoni intermedi. Noi avevamo fatto notare che ci voleva anche almeno un quarto quark, poi Kobayashi e Maskawa aggiunsero una terza generazione, quindi c'era tutta una lista di scoperte da fare, per così dire, e gli anni 70 e poi gli anni 80 sono stati riempiti mano a mano dalle scoperte di queste nuove particelle, e fino ad arrivare al bosone di Higgs, che era rimasta l'ultima particella da scoprire. Questa è una trasparenza che, diciamo, io ho una certa storia. La trasparenza più o meno risale ai primi anni 2000 e cerca di spiegare che cos'è l'idea del bosone di Higgs. L'idea del bosone di Higgs è che nello spazio circostante, in tutto lo spazio, ci sia quello che si chiama un campo, cioè una qualità costante di cui noi non ci accorgiamo, perché naturalmente di un campo costante non me ne accorgete, perché è uguale dappertutto, quindi diciamo non distingue un punto dall'altro. Tuttavia, le particelle che si propagano all'interno di questo campo interagiscono in maniera diversa con il campo, e alcune restano a massa zero ed altre acquistano invece un'inerzia. Questo è il meccanismo di Higgs. Naturalmente, se questo campo ha una realtà, non è semplicemente una finzione matematica, dovrebbe poter oscillare, e noi sappiamo che le oscillazioni di un campo sono associate a delle particelle, e l'unica particella fisica che è associata a questo è quello che si chiama il bosone di Higgs. Quindi il bosone di Higgs è una particella che rivela
l'esistenza di questa qualità che pervade tutto l'universo, per quello che ne sappiamo, e che è l'origine delle masse, delle particelle, W, Z, dei quark, dei leptoni. Quindi, inizialmente, il bosone di Higgs è necessario per mettere d'accordo la teoria e la natura, però ci dà una visione del mondo completamente diversa da quella, per esempio, dell'elettrodinamica, in cui il vuoto è un oggetto vuoto, che non ha un ruolo dinamico sulle particelle. O, se volete, introduce un concetto che in fisica non c'era prima, cioè che le proprietà delle particelle, che sono la massa del protone, la massa dell'elettrone, che sono delle cose che noi pensiamo codificate in un libro scritto dal Padre Eterno all'inizio dei tempi, che dice, vabbè, la massa dell'elettrone la facciamo così, mezzo mero, quella è, va bene? No, queste quantità dipendono in qualche misura dall'ambiente, cioè dipendono dalla presenza di un campo che, se fosse diverso, queste qualità sarebbero diverse. In realtà, diciamo, il punto di partenza senza questo campo che sta in tutto l'universo è zero. Tutte le masse, è una tabella molto semplice, tutte le particelle hanno tutte quante massa zero, che, diciamo, sarebbe una bella semplificazione. Quindi è una nuova visione del vuoto di cui non siamo ancora completamente padroni, perché essa stessa pone molti altri problemi, particolarmente in relazione alla gravità, ma che può spiegare nuovi fenomeni come l'inflazione, cioè fenomeni della cosmologia primordiale. Naturalmente la chiave di volta di tutto questo è l'esistenza di questo accidente di particelle, il bosone di Higgs, che deve avere delle proprietà molto precise perché deve rispondere a queste esigenze, e da qui all'inizio degli anni 2000 o anche prima, negli anni 90, si è capito che occorreva fare uno sforzo per trovare questa particella, e alla fine tutto questo si è materializzato in due grandi macchine, una LEP, veramente la terza macchina era il Tevatron già preesistente di Fermilab, e poi LHC, che è stato costruito apposta. Quando uno fa una macchina acceleratrice, naturalmente pone degli obiettivi, cioè i governi che pagano la macchina dicono, perché volete farla? Allora, certamente il primo obiettivo era quello di trovare il bosone di Higgs, e come avete visto questo è stato raggiunto, però c'erano altri obiettivi che restano ancora sul tappeto. L'unificazione delle forze dovuta alla teoria standard è ancora un'unificazione incompleta. È molto difficile immaginare che il mondo sia fatto di forze unificate solo a metà. Quindi, diciamo, vorremmo una visione ancora più unificata, e questo, un ingrediente di questo potrebbe essere quella che si chiama la supersimmetria, una simmetria scoperta negli anni 70 da Julius Wess e Bruno Zumino, la quale collega particelle di spin intero e particelle di spin semintero. Non voglio entrare dentro questo, ma è una simmetria di cui conosciamo la realizzazione matematica, ma non l'abbiamo mai vista in natura, mai scoperta in natura, eppure sappiamo che in natura ci sono particelle di spin semintero e particelle di spin intero. Quindi, diciamo, in qualche maniera ci deve essere un collegamento tra queste. La supersimmetria potrebbe dare, una forma alla materia oscura, perché le nuove particelle necessarie per, diciamo, realizzare questa supersimmetria, tra queste ce ne potrebbe essere una che proviene dal Big Bang e che forma proprio la materia oscura. Cioè una particella, come in termini tecnici diciamo oggi, una WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, la quale potrebbe essere responsabile della materia oscura. Quello che vi metto lì al lato è una pizza che dà la distribuzione percentuale dell'energia e della massa come emerge dalle considerazioni cosmologiche, dalle misure cosmologiche. E quello che emerge è che il 24% della massa dell'universo è associata a questa materia oscura, il 4% alla materia ordinaria, e il resto è associato a qualcosa che si usa chiamare la dark energy. Non sappiamo bene ancora che cos'è, questo, diciamo, su questo non ho molto da dire.
per esempio, non possiamo discutere. Però vedete, la cosa assolutamente sorprendente che, diciamo, rinforza le idee originali di Zwicky e le misure delle curve di velocità di Rubin, eccetera, circa il 90% della materia contenuta nell'universo è sconosciuta. Noi pensavamo di aver scoperto che tutta la materia è fatta di atomi, nuclei, eccetera, in realtà questo è solo il 4% della materia dell'universo. C'è un 45% che è un 24% che è, diciamo, non classificabile se non attraverso le sue interazioni gravitazionali. Poi ci sono altre questioni che una macchina di alta energia potrebbe cercare di risolvere, ma di queste non abbiamo molte idee di dove siano. Ad esempio, l'idea che lo spazio-tempo microscopico abbia più dimensioni dello spazio-tempo che noi vediamo, che ha quattro dimensioni, una di tempo e tre di spazio. Nel microscopico ci potrebbero essere delle dimensioni, come si dice, compatte, cioè curvate su se stesse, che le particelle di bassa energia non possono vedere e che potrebbero essere rivelate da particelle di altissima energia. Quindi, diciamo, questa è un po' la lista di una macchina di alta energia. L'obiettivo più completo più determinato è quello del bosone di Higgs, e questo spiega le mie parole all'inizio, cioè, beh, quello l'abbiamo trovato, ma adesso tutto il resto è ipotesi. Però, diciamo, questa idea della materia oscura fa pensare che ci sia qualche altra cosa al di là del modello standard. Vabbè, questa è una foto solo per farvi vedere le facce di alcuni dei protagonisti della costruzione di LHC e dei suoi esperimenti. Carlo Rubbia, che è stato il primo a ipotizzare l'idea di fare una macchina a protoni nel tunnel dell'EP, Giorgio Brianti, che è stato il primo che ha fatto il primo disegno di LHC, Lynn Evans, che ha fatto il disegno definitivo di LHC e che ha seguito le costruzioni fino a quel giorno del settembre 2008, e poi diversi direttori del CERN che hanno seguito l'azione di Carlo Rubbia portando avanti questo progetto, Llewellyn Smith, me stesso e poi Eymar, che è venuto subito dopo, e manca l'ultimo direttore che c'è adesso, che avete visto nella foto del 4 luglio del 2012, è quello che ha raccolto, diciamo, tutto lo sforzo che è stato fatto prima. E questo è Roger Cashmore, che era, quando io ero direttore, era il direttore della costruzione dei rivelatori di LHC, e che secondo me ha dato un contributo sostanziale al successo. Un piccolo commercio al personale: se volete leggere questo libro da me scritto, racconta tutta la storia. Questa è un'immagine della tecnologia di LHC, così, diciamo, la base centrale di LHC sono dei magneti superconduttori, cioè quello che vedete qui è una specie di termos, all'interno c'è il magnete. Il magnete serve a fare il campo magnetico che incurva i protoni. Quella che vedete qui è una stringa di magneti che era stata installata al CERN per test, e questi sono alcuna parte dei 1232 magneti che hanno riempito tutto il tunnel di 27 chilometri. Naturalmente c'erano magneti anche di altro tipo, per esempio magneti caldi nei tunnel di trasferimento, ma insomma adesso qui non vorrei entrare. Però c'è una cosa che volevo dire: spesse volte si parla molto di quali sono i ritorni della fisica delle alte energie. L'Italia si è portata molto bene, l'industria italiana ha preso il 17% dei contratti di LHC contro un contributo italiano al CERN che è del 12%, quindi penso che questa sia l'unica impresa europea in cui le imprese italiane sono riuscite ad avere al di là di quello che si chiama il giusto ritorno, e questo naturalmente lo dobbiamo non solo al livello altissimo della fisica italiana, ma al livello altissimo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Qui lo dico
ragion veduta, che è quello che ha fornito la base di know-how tecnologico all'industria nazionale per poter competere in questi contratti. È un caso esemplare e ce ne vorrebbero molti altri, ma insomma questo è, quindi diciamo è una cosa molto di soddisfazione. Adesso veniamo alle cose che non conosciamo. Questa immagine, questa immagine vi dà lo spettro di quelli che sono di massa, di quelli che sono i fermioni che stavano nella figura di qualche trasparenza fa, i quark up and down e l'elettrone, l'unità di massa è l'electron volt, quindi questi sono intorno al MeV, milioni di electron volt, poi ci sta il muone e il quark charm e strano, e poi ci sta la terza generazione bottom top e poi ci sta il tau. Questa è una scala logaritmica, quindi sembra che siano tutti raggruppati, ma ci sono delle distanze enormi. Però oltretutto qua sotto ci stanno i neutrini e dei neutrini non abbiamo molte informazioni, abbiamo un limite superiore alla massa del neutrino dell'elettrone, del decadimento beta, e poi abbiamo il famoso problema delle oscillazioni dei neutrini che ci danno un'informazione che le differenze di massa non sono zero. Quindi i neutrini sicuramente non hanno massa zero, però noi non sappiamo quant'è la massa che hanno. Se io faccio l'ipotesi che i neutrini abbiano masse molto intervallate, allora naturalmente le differenze di massa sono la massa del più pesante e questo mi darebbe, da quello che abbiamo, queste masse qui. Qui probabilmente zero, o forse non so Fiorini cosa vorrebbe, ma e qui 2 e 3. Sono delle masse straordinariamente più piccole delle masse degli altri fermioni. Ci sono 13 ordini di grandezza tra la massa del top e la massa del neutrino. E la domanda è, ma da dove viene questa enorme differenza? Prima della teoria standard si pensava, diciamo, beh, i neutrini hanno massa zero, zero è molti ordini di grandezza inferiore a qualunque altra cosa. E però non è zero, non sono zero, sono un numero molto piccolo. Allora, un'ipotesi possibile riprende la idea proposta da Majorana nel 1937. Nel 1937 Majorana faceva una teoria del neutrino, faceva una teoria di un fermione in generale, ma comprese che si poteva applicare solo al neutrino, in cui, come avviene per il fotone, la particella coincide con la propria antiparticella. Quindi è una teoria più semplice della teoria di Dirac, che contiene esattamente metà dei gradi di libertà. È rimasta una curiosità matematica finché la gente ha capito che l'idea di Majorana poteva dare una spiegazione alla piccolezza della massa del neutrino. Non voglio entrare dentro queste questioni, ma diciamo, si può vedere che si riesce a fare dei ragionamenti abbastanza semplici per i quali si capisce perché la massa del neutrino è così straordinariamente più piccola della massa degli altri. Quindi i teorici si sono convinti che i neutrini devono essere dei neutrini di Majorana. Ma come si fa a capirlo? Questo ci porta a un argomento molto esotico per certi versi, cioè il cosiddetto l'argomento del decadimento doppio beta. Fermi aveva ipotizzato che ci potesse essere un decadimento beta in cui un neutrone emetteva un elettrone e un neutrino. Ma se voi avete tanti neutroni in un nucleo, qualche volta due neutroni decadranno allo stesso tempo e questo si chiama giustamente decadimento doppio beta, come potrebbe essere chiamato. Naturalmente, siccome l'interazione che fa questo decadimento è molto debole, questo qui è ancora molto più debole e quindi è un procedimento estremamente raro che è stato visto solo negli ultimi decenni, 20 anni fa, quando è stato visto più o meno. Va bene, ipotizzato al tempo di Fermi, ma è stato visto recentemente. Però se il neutrino è un neutrino di Majorana, potreste avere anche questo, perché qui i due neutrini non si possono mettere insieme, perché questo violerebbe il numero leptonico, ma se il neutrino è come il fotone, un neutrino emesso può essere riassorbito dall'altra parte. E avete un decadimento in cui
potete emettere due elettroni e niente neutrino. Questo è straordinario, perché se voi misurate l'energia dei due elettroni, a questo punto, l'energia dei due elettroni, siccome le particelle pesanti non portano via praticamente energia di rinculo, l'energia dei due protoni e dei due elettroni è fissata. Quindi invece di avere uno spettro del decadimento beta, come avviene normalmente, avreste una riga. E se voi riuscite a trovare un nucleo che decade con due elettroni e l'energia di questi due elettroni sommata fa esattamente una costante, avete scoperto il decadimento doppio beta e avete provato che il neutrino è un neutrino di Majorana. Devo dire che io ho appreso di questo da Fiorini, ma molto tempo fa, io penso che era appena laureato quando, diciamo, si discuteva di questo. E a quel tempo la gente che cercava il decadimento doppio beta erano un club di persone che, diciamo, erano molto contente, ma gli altri facevano altre cose, va bene, no, non c'è. Ma invece adesso, col problema della massa del neutrino, questo è diventato un argomento centrale. E quindi, diciamo, esistono dei grandi esperimenti che sono in strada, soprattutto nei laboratori sotterranei, dove potete combattere il fondo che oscura tutte queste cose, e in particolare il Gran Sasso. Questo è un dispositivo che ancora non è stato messo in funzione, si chiama Cuore, ed è il figlio querido, come si dice, di Ettore, e questa è la collaborazione internazionale che lo sta costruendo, e questo è uno dei primi elementi, e al momento credo che sia in costruzione una versione ridotta che si chiama Cuoricino, con circa un ventesimo della massa. Naturalmente più grande la massa e più avete probabilità di vedere il decadimento che cercate. Però ci sono anche esperimenti che hanno già dato dei risultati. Questo è un altro esperimento al Gran Sasso che si chiama GERDA e che proprio l'anno scorso ha dato un risultato che è riportato qui. In questa figura, diciamo, avete due masse. Una è la massa che caratterizza il decadimento doppio beta senza neutrini, non voglio entrare in queste cose, e l'altra è la massa fisica del neutrino. Naturalmente queste due potrebbero essere uguali, questo è quello che succede quando diventano abbastanza grandi, ma quando questa massa diventa molto piccola ci potrebbero essere delle diramazioni dovute al fatto che di neutrini ce ne sono diversi e che si possono mescolare. E questo che vedete qua sopra è il limite di GERDA, 200-400 millielettron volt, GERDA 2 promette di arrivare a 90 millielettron volt, Cuore dovrebbe arrivare a 50 millielettron volt. Questa è la regione interessante, noi vorremmo arrivare qui veramente per riuscire a distinguere almeno le due ipotesi della gerarchia diretta e inversa, e questo, diciamo, al momento stiamo ancora combattendo. Quindi 70 anni dopo Majorana non sappiamo ancora se la teoria di Majorana ha un'applicazione in natura, i fisici teorici lo sospettano, e l'osservazione del doppio beta sarebbe una cosa importantissima, perché aprirebbe la strada a capire anche il problema della simmetria dell'universo tra materia e antimateria. Anche questo è un argomento su cui potremmo discutere a lungo, ma insomma ve lo dico giusto così per dire quanto è importante questa cosa. Secondo argomento di cui volevo parlare è la ricerca della materia oscura. Questa è un'altra cosa analoga a quella che vi ho fatto vedere, ma viene da un esperimento più recente, non è l'ultimo, ma ormai questa cosa non cambia più, WMAP, e adesso questa ricerca della materia oscura si svolge su fronti molto diversi. Nei laboratori sotterranei, lo vedete tra un attimo, ma anche si è aperta una nuova strada degli esperimenti su satellite, gli esperimenti che cercano antimateria nei raggi cosmici. Perché l'antimateria? Perché noi sappiamo che l'universo, anche lontano, è fatto di materia, quindi non ci dovrebbe essere antimateria nei raggi cosmici.
ci può essere una parte che è prodotta dalle collisioni dei raggi cosmici sul gas interstellare, questa la sappiamo calcolare, se vediamo delle anomalie lì potremmo inferire la presenza di una materia oscura che può decadere o può annichilarsi. Naturalmente poi gli esperimenti di LHC cercheranno in prima persona la possibilità di produrre in laboratorio delle forme di materia che sono diverse da quelle della teoria standard, e queste sono, diciamo, grosso modo le tre linee portanti. Poi ce n'è un'altra che riguarda l'astronomia a raggi gamma, anche quella ha una sua importanza, ma non c'avevo il tempo per metterci, non ce l'ho messa. L'assunzione più normale, anche se non è l'unica, è che questa materia oscura sia fatta di particelle pesanti che interagiscono debolmente. Questa è un'ipotesi di lavoro, che diciamo è l'ipotesi più semplice che possiamo fare, e tutti gli esperimenti stanno cercando di scavare per vedere se prima o poi, aumentando la sensibilità, si incontreranno queste interazioni. Questo è un esperimento, anche questo al Gran Sasso, Xenon 100. L'idea è di avere una grande quantità di materia dentro un rivelatore, tutto fermo, osservare con un fotomoltiplicatore se si vedono ogni tanto degli eventi in cui una particella non vista urta su un nucleo e dà un getto di particelle. E, fino adesso non sono stati visti eventi al di là del fondo, tranne che in un esperimento che si chiama DAMA, che è qui, e che gli eventi osservati da DAMA per il momento sono ancora misteriosi, ma tutti gli altri apparati di questo tipo non hanno osservato niente, e il loro risultato è una curva che dà un limite superiore alla sezione d'urto in funzione della massa della particella, quindi sono di questo tipo. La cosa interessante è che se i WIMP hanno delle masse raggiungibili da LHC, gli esperimenti del tipo Gran Sasso si dovrebbero incontrare con gli esperimenti di LHC, cioè a un certo momento si dovrebbe vedere un segnale sia qui sia qua, e questo è una specie di corsa a incontrarsi, e naturalmente è inutile dire che aspetteremo tutti questa scoperta fantastica in cui si vede un effetto sia nella materia sia underground che LHC. C'è una nuova frontiera adesso, che sono i tentativi di rivelare la direzione del WIMP nella collisione per cercare degli effetti stagionali legati alla modulazione data dalla Terra, dal moto della Terra intorno al Sole, rispetto al vento che è quello prodotto dal moto del sistema solare nella galassia. E questo qua è ancora qualcosa che, per esempio, nell'INFN è soggetto a molte discussioni. L'altro, come ho detto, è quello di antimateria nei raggi cosmici. Antiprotoni si producono, o anche elettroni, nei raggi cosmici con le collisioni sul gas interstellare. Però potrebbero anche provenire dal decadimento di particelle di materia oscura a lunga vita media, oppure da processi di annichilazione di WIMPs, se questi sono particelle di Majorana. Quello che dovreste vedere è qualcosa di questo genere. Dovreste vedere un fondo che scende delle collisioni dei raggi cosmici, e poi su questo una struttura che è collegata alla annichilazione dei WIMP. Questo per i positroni, e per i protoni dovrebbe essere qualcosa di analogo. Cosa si vede? Allora, qui un esperimento pionieristico in questo è proprio l'esperimento PAMELA, una collaborazione italo-russa guidata da Pier Giorgio Picozza, e che ha mostrato per la prima volta con precisione l'esistenza di una risalita
nello spettro dei positroni. Vedete che lo spettro dei positroni all'inizio scende, ma poi a un certo momento risale. Questa risalita era stata vista in maniera molto confusa in esperimenti sempre su satellite, ma Pamele è stata la prima che ha mostrato, con errori indubitabili, che c'è questa risalita. Dopo Pamela è arrivato AMS, un esperimento di dimensioni ben più grande, posto a bordo della Space Station, dove stava l'astronauta, insomma, e diretto da Santing e co-principal investigator Roberto Battiston. E Pamela effettivamente ha confermato il risultato di, scusate, AMS ha confermato il risultato di Pamela. Vedete qui, Pamela sono i box quadrati e i punti rossi sono, con molta maggiore precisione statistica, sono i punti di AMS. Però, tuttavia, AMS arriva fino a un certo punto dove si vede il flusso che si appiattisce e purtroppo non ci sono dati al di là. E questo, diciamo, è la fregatura del momento. Questa non sono dati, questo vi dice cosa dovrebbe succedere. Quello dovrebbe succedere è che, diciamo, AMS è arrivata fin qui e dopo di qui ci dovrebbe essere una discesa, mentre sorgenti più convenzionali, come ad esempio positroni creati da pulsar, dai campi magnetici delle pulsar, dovrebbero continuare, non avrebbero una ricaduta con una massa così precisa. Questa è, diciamo, la situazione. La risposta a cosa succede qui non ce l'abbiamo, non abbiamo ancora dati. AMS ha dei dati al di là dell'energia analizzata fino adesso, ma per il momento tacciono e non sappiamo che cosa succede. Interrogati non rispondono. L'ultimo argomento sono WIMP a LHC. Ci si può stupire che nei processi di collisione di due protoni si producano delle particelle debolmente interagenti, ma questo non è vero. Sappiamo che LHC è una forte sorgente di neutrini, voi producete delle particelle primarie, le quali poi decadono debole in queste particelle WIMP. Quindi, diciamo, e LHC ha prodotto fino adesso soltanto dei limiti inferiori sulle masse dell'ordine di qualche centinaia di GeV. Adesso è partito. Vabbè, questi sono i limiti attuali. Adesso è partito RAN2, che vede delle collisioni veramente di altissima energia. Questo è un evento molto impressionante che è stato presentato da Atlas tempo fa, di un jet di massa, penso che sia 5 TeV, quindi, diciamo, siamo a energie molto, molto elevate. E in realtà l'ultima notizia del RAN2 di 3 giorni fa non riguarda tanto la possibilità di particelle supersimmetriche quanto la possibilità che ci sia una nuova particella che decada in due fotoni. Questo è lo spettro presentato da Atlas 2 giorni fa. Si vede che qui c'è un bozzetto di 3 deviazioni standard, quindi, diciamo, non così interessante. Ci si può chiedere CMS cosa veda. CMS vede anche CMS vede un bozzetto esattamente allo stesso posto, un po' più piccolo, e quindi, diciamo, è molto difficile al momento dire che cosa ci sia qui, però siamo nella situazione fortunata in cui LHC è lì, funziona e funzionerà per tutto l'anno. Questi dati sono stati presi solo con una luminosità integrata di 3 Phantom Barn inversi e io penso che nell'arco di un anno dovrebbero raggiungere per esperimento tra 10 e 20, quindi, diciamo, migliorare la statistica di un fattore 6, e quindi, diciamo, se c'è qualcosa lo sapremo entro un anno. E naturalmente è inutile dire che una particella di questo genere sarebbe un chiaro segnale di una nuova fisica al di là del modello standard, e non deve fare trionfalismi adesso, vedremo quello che succede. Acceleratori futuri. Beh, diciamo, è chiaro che questi indizi di una fisica oltre il modello standard ci riportano nuovamente alle alte energie. C'è un progetto che è lì da molto tempo di un acceleratore lineare
da fare in Giappone, ma poi ci sono adesso due nuovi progetti di l'idea di fare invece una macchina circolare di un tunnel dell'ordine di tra 70-100 chilometri, il tunnel HC è 27 chilometri, di fare una macchina in cui poter mettere all'inizio una macchina acceleratrice più e meno, un collisore più e meno per studiare il bosone di Higgs che abbiamo trovato con grande precisione e poi successivamente rimpiazzarla con una macchina a protoni, lo stesso che è stato fatto per il LEP. E questo è il progetto del CERN, vedete che per chi conosce la regione questa macchina, il tunnel andrebbe al di là del Salève, passerebbe sotto il lago, è un'impresa gigantesca, questo è l'HC, e poi c'è un progetto cinese di una macchina sulle coste dell'Oceano Pacifico, più o meno della stessa dimensione, della stessa taglia. Queste, diciamo, sono le idee del futuro. Queste macchine tecnologicamente sono fattibili, beh, diciamo, non domani, ma insomma, diciamo, con un minimo sforzo ragionevole di tecnologia, e dovrebbero permetterci di esplorare la regione di massa di un ordine di grandezza sopra la massa del bosone di Higgs e quindi di esplorare una regione in cui potrebbe aprirsi i fenomeni della nuova fisica. In effetti il bosone di Higgs che è stato osservato è relativamente leggero, 125 masse del protone, i modelli di cose composte prevederebbero delle masse superiori, qui naturalmente c'è tutta una discussione enorme di cui non sappiamo. Quello che voglio dire è che con le limitazioni dell'energia di LHC è impensabile che noi possiamo risolvere il problema di qual è il prossimo gradino della teoria standard, però con un po' di fortuna LHC potrebbe vedere la coda del dinosauro, potrebbe vedere, diciamo, le prime particelle, il preavviso, le particelle più leggere del nuovo spettro. Questa è una sfida gigantesca, una sfida planetaria, e un'idea che viene alla mente, che diciamo, io penso andrebbe perseguita, è proprio cercare di capire se non sia necessario ripetere quella transizione che negli anni 50 ci ha portato dai laboratori nazionali in Italia, in Francia, in Inghilterra, eccetera, a un laboratorio europeo. Adesso dovremmo forse passare da un laboratorio regionale, Europa, Stati Uniti, Asia, a un laboratorio mondiale. Queste sono delle idee, certamente il problema che sarebbe posto dalla costruzione di una macchina di questo genere è certamente un problema planetario, e io penso che se LHC fornisse qualche indizio interessante, certamente si potrebbe discutere. Concludo. Ho parlato, al di là della teoria standard, del problema del neutrino. Il problema della materia oscura a me sembra forse il problema più acuto, quello anche che forse potrebbe essere risolto a più breve termine. Certamente le osservazioni astronomiche ci possono dare informazioni, ma sembrano arrivate al limite. E il problema della materia oscura si intreccia con la ricerca di nuove simmetrie e di nuove particelle ad energia più alta. Queste sono le due linee. Sicuramente continueremo in questo senso. I laboratori sotterranei, raggi cosmici e LHC, RAN 2 e upgrade alla luminosità, è una sfida intellettuale. La fisica italiana è ben piazzata, molto abbiamo fatto e molto ancora resta da fare. Grazie. Ringraziare moltissimo a nome di tutti noi e a nome anche di questa università
per questa conferenza che mi fa rivivere la nostra vita di tanti anni. Lui è più giovane di me, ma però abbiamo vissuto tutti con entusiasmo, questo credo di poterlo dire. Abbiamo tutti vissuti, e molti di qui presenti hanno vissuto, questo straordinario sviluppo della fisica, che veramente ha mostrato quello che fisica vuol dire in greco, cioè natura. Abbiamo studiato la natura, e in questo contributo di Lucian è stato straordinario. Quindi vorrei sapere se c'è qualche domanda. Non abbiate paura, per favore, perché Luciano è persona estremamente favorevole al dialogo. Quindi se c'è qualche domanda da fare, prego di farla. Ho sentito una voce, ma non so se c'era qualcuno che... Prego, Antonino. Io volevo chiederti, diciamo, si parla negli ultimissimi mesi di non solo di una WIMP, ma di tutta una famiglia di particelle che corrispondono alla materia oscura, che potrebbe essere parallela alla nostra conoscenza della materia naturale. Se questo ti sembra, io credo che sperimentalmente cambierebbe ben poco. Da un punto di vista teorico non lo so, questa è la domanda. Seconda cosa che volevo chiederti è un tunnel come quello cinese che vada sotto l'Himalaya o prima dell'Himalaya, arriva fino all'Himalaya, ha un senso preciso oppure non sarebbe meglio avere un lineare con cui si studiano meglio le proprietà dell'X? Grazie. Prego. Apri due orizzonti. Allora, il primo è molto affascinante, l'idea che esista un universo parallelo al nostro, i due universi stanno mescolati uno all'altro e sono fatti di particelle che non si parlano se non attraverso le forze gravitazionali. Certamente è una cosa che si può tranquillamente concepire, non è certamente inconsistente con niente. È sempre un po'... Diciamo, la prima reazione è di dire, vabbè, se proprio dobbiamo andare lì, però la lascerei come ultima risorsa. Va detto che la stessa idea della materia oscura avanzata da Zwicky all'inizio era di questo tipo, cioè una materia che non è la materia degli atomi che conosciamo e che però è lì mescolata insieme. Quindi in un certo senso questa è un'idea possibile. Il problema è se ci sono dei messaggeri da una parte all'altra. Se è solo un'interazione gravitazionale che fa da ponte, non sarà facile trovarlo. Quindi io penso che la fisica sperimentale deve rispondere esattamente a questa domanda. Cioè, supponendo che queste particelle siano particelle di certe particelle che sicuramente non interagiscono con la luce come tutte le altre, qual è la loro interazione? A che livello? E questo, diciamo, è la risposta a cui cercheranno di rispondere questo. Certo, in una situazione di questo genere si può già dire che che l'EHC non vedrà niente. Il problema però delle particelle elementari è che l'enorme disparità di massa tra la forza gravitazionale e l'interazione di X di per sé, indipendentemente dalla materia oscura, necessita qualche stato intermedio. Che sia particelle composte, che sia la supersimmetria, che sia qualche altra cosa che ancora non sappiamo. E quindi, diciamo, la ricerca delle macchine acceleratrici di alta energia è comunque giustificata, al di là del costo, ma diciamo concettualmente certamente è giustificata. E l'idea della macchina da 100 TeV non è peregrina, nasce dall'idea che se tu vuoi risolvere il problema della gerarchia con uno stadio intermedio di materie e di interazioni tra qui e la massa di Planck, la zona più ragionevole è la zona del 1 molti TeV. Quindi se tu fai una macchina che riesce a dominare una regione che è in massa fino a 10 volte la regione di massa esplorata con LHC,
lì ci dovrebbe essere qualcosa, altrimenti vuol dire che le nostre idee sono proprio sbagliate e non abbiamo proprio capito. Quindi diciamo questa idea è ragionevole. Tornando alla seconda macchina, il problema dell'acceleratore lineare è che non ha un costo, non ha un basso costo, ha un costo altissimo. E allora, una volta che tu hai fatto un acceleratore lineare con cui puoi studiare bene il bosone di Higgs, questo acceleratore lineare sei fermo lì, è come l'EP, cioè non puoi aumentare l'energia, non puoi andare a 10 volte, perché quello è, hai fatto il tunnel, e il tunnel 10 volte più lungo non lo puoi fare. Va bene? Quindi l'idea di costruire invece un tunnel da 100 km in cui puoi mettere una macchina in più e meno per studiare il bosone di X, e poi puoi trasformarla in una macchina a protoni che puoi spingere fino a 100 TeV, è un'idea molto buona. Oltretutto i costi del tunnel, diciamo, il costo del tunnel a Ginevra è un'incognita, perché vai sotto il lago e francamente non saprei come cavare. Il costo del tunnel in Cina, non, mica arrivi al Tibet, è un tunnel a 300 km da Pechino, in una regione in cui c'è granito che si scava benissimo, è stabile, quindi fare un tunnel di questo genere in Cina non è un'impresa colossale. Tutto farlo in Cina costa certamente di meno che farlo nei dintorni di Ginevra, va bene? Quindi per questo io penso a una macchina globale, cioè penso a una macchina globale, se la fisica deve stare alla fisica globale, le macchine si fanno là dove costano di meno. Non si fanno là dove so dietro casa, no? Quello che pensano i fisici del CERN. Dice, la fisica è globale perché tutti vengono al CERN. Non è così, la globalizzazione è un'altra cosa. E allora, diciamo, questo di qui nasce la credibilità di una cosa di questo genere. Oppure una macchina del genere potrebbe essere fatta nel Middle West, però gli Stati Uniti non sembrano così interessati e quindi, diciamo, questa è la situazione. Io penso che la strada dell'acceleratore lineare sia una strada che anch'io ho pensato che fosse lo step successivo a LHC, ma in realtà è una macchina costosissima e che alla fine non ti porta molto più lontano di dove già sei, perché diciamoci la verità, con un po' di sforzo io penso che le proprietà del bosone di Higgs, come verranno delineate da LHC, quasi ci siamo, perché grazie alla Asymptotic Freedom e ai calcoli dei teorici, Marchesini incluso, noi le interazioni forti le sappiamo dominare bene. Quindi, diciamo, io penso che tra 10 anni le proprietà del bosone di Higgs di 125 GeV saranno determinate molto bene. Insomma, quindi non ce la vedo l'idea di mettere tutti i nostri soldi in una macchina che poi si ferma a 500 GeV. Al quale non caviamo un ragno dal buco. Questa è la mia idea. Grazie. C'è qualche altra domanda? Sì, io volevo sapere, ma quali sono i riscontri nella vita reale cioè della fisica teorica, diciamo? Vuoi dire a che serve tutto questo? Cioè come si potrebbe incentivare, diciamo, gli stati ad investire in questa tecnologia? Che riscontri potrebbe dare per l'umanità? Ma diciamo, allora, la storia mostra che la ricerca fondamentale è uno, se non il principale, fonte di sviluppo dell'umanità. Questo è un dato di fatto. L'elettricità non si è trovata cercando di migliorare le candele. L'energia nucleare non si è trovata cercando di migliorare la corrente elettrica che passa dentro le lampadine. Sono lo sviluppo delle conoscenze fondamentali. C'è un esempio molto più recente che è quello del World Wide Web. Il World Wide Web non è stato inventato da Microsoft, è stato inventato al CERN per permettere alle collaborazioni di LEP di comunicare tra di loro.
però noi sappiamo che il World Wide Web è uno strumento ormai fondamentale per la nostra vita, quindi tutte le volte che te fai doppio e prenoti un posto, che so, in un cinema o una vacanza o un biglietto aereo, dovresti pensare che questo è grazie al fatto che c'erano delle persone un po' svitate che volevano capire se il mesone Z0 decadeva in quark e quali erano le proprietà di questi quark. Quindi io penso che la ricerca fondamentale sia una spinta fondamentale nella nostra società. Perché? Perché l'innovazione segue dal porsi dei problemi che sono completamente al di fuori della realtà, mentre l'innovazione industriale si pone dei problemi che stanno nell'ambito delle leggi del mercato. Quindi per questo dico che Microsoft non ha sviluppato il WWW, perché non gli sarebbe mai venuto in mente. E quando i fisici del CERN andarono all'Unione Europea dicendo noi avremo questa cosetta qui, se la sviluppate magari ha delle attività, così gli risposero no, questa è una cosa che interessa solo dei fisici fissati con la fisica delle particelle. E questo è il web, va bene? Quindi adesso per LHC abbiamo dovuto fare il grid. La grid è un'altra scoperta fondamentale perché è un nuovo concetto che non c'era prima. Il concetto che dice che tu puoi avere mezzi di calcolo, memoria e dati senza essere il proprietario della macchina. No? Quando noi ci siamo comprati il personal computer abbiamo detto che bello, personal computer, posso fare tutto quello che c'è nel mio personal computer, ma se io voglio fare un calcolo che coinvolge petabyte non lo posso fare perché dovrei comprarmi un computer gigantesco. D'altra parte, diciamo, noi sappiamo che quando usiamo la corrente elettrica per accendere il nostro rasoio da barba non dobbiamo possedere la centrale elettrica, c'è una rete che la distribuisce. Ecco, l'idea della grid sembrava molto peregrina all'inizio degli anni 2000. Io ho dovuto faticare molto a convincere i miei colleghi del CERN che gli esperimenti di LHC si sarebbero fatti in quel modo. Adesso c'è una rete mondiale con dei posti dove vengono depositati i dati di LHC e tu che sei a Milano o che sei a Tokyo, eccetera, ti attacchi alla rete, prendi i dati e li analizzi. Nel futuro questo verrà fatto in altre cose. Noi sappiamo che adesso la cosa che va più di moda è il cloud. Cloud è la grid. È la stessa cosa che abbiamo proposto noi, va bene? Cloud è esattamente questo. Se tu sei una piccola impresa non ti conviene farti dei mezzi di calcolo né acquisire database. Ti fai l'abbonamento e dalla cloud ti arrivano queste cose. E questo, diciamo, è un passo interessantissimo. Quando noi sviluppammo la grid al CERN, c'era questo bellissimo libro che propose questa cosa di due americani, in cui in questo momento non mi viene il nome, forse qualcuno di voi lo sa, che facevano l'esempio, dice, vedete, nel futuro con una grid di questo genere, se tu vuoi fare degli investimenti in borsa, ti attacchi alla grid, prendi i programmi di simulazione del mercato e ti fai la tua simulazione in casa col tuo PC e vedi dove vuoi investire. Beh, questa sembra una visione avveniristica, ma è la stessa, è l'estensione di quello che facciamo noi adesso quando ci dobbiamo comprare un biglietto della linea aerea, io non vado più nelle agenzie, vado a WWW, e mi compro il biglietto, punto e fine, e lì finisce. E la stessa cosa dovrebbe succedere in questo. Quindi, diciamo, la scienza fondamentale che si pone dei problemi che sono lontanissimi dalla nostra realtà, questo non ci sono dubbi, nessuno pensa che il bosone di Higgs sarà il modo per fare l'energia del futuro, ma la difficoltà di questi problemi spinge all'innovazione. Questa innovazione è un'innovazione libera, un'innovazione che ti permette di trovare delle soluzioni alle quali il mercato non arriverebbe. E questo, diciamo, se tu tieni conto che il LHC è costato in tutto, diciamo, 7 miliardi di euro, paragonati con i bilanci degli stati, è zero, è niente. E quindi, diciamo, io non credo che queste cose vadano classificate come spese
grandiose. Certo, sono spese grandiose, io non sarei capace, come diceva De Broglie, nessuna nazione sarebbe in grado di metterli, ci vuole un consorzio molto grande, però quando sono fatte il know-how che ne risulta intanto è patrimonio di tutti, anche di quei paesi che non si potrebbero permettere di fare delle ricerche specifiche sulla questione, ed inoltre ripagano ampiamente queste cose. Di fatto esistono degli studi, e poi mi taccio, che mostrano che l'incremento del prodotto nazionale lordo dall'Ottocento ad oggi straordinario è sostanzialmente dovuto ai risultati della ricerca fondamentale. Qualche altra domanda? Prego. Grazie. Legato al valore del, cioè misurato del bosone di Higgs e anche in parte al quartop, perché mi sa il bosone di Higgs sui 125,7 electron volt e invece il quartop sui 170, mi saprebbe dire cosa lei pensa riguardo il valore del bosone di Higgs misurato rispetto alla soglia dei 126 gigaelectron volt e come questo può essere legato o no al concetto di metastabilità o stabilità dell'universo? Allora, hai fatto una domanda molto complicata. Questo problema ce lo siamo posti tantissimi anni fa. Guarda, la risposta è molto semplice. Il bosone di Higgs, se la massa fosse più piccola di 125, cioè se fosse un po' più piccola, darebbe luogo ad una instabilità ad alta energia, per cui il minimo in cui viviamo noi oggi sarebbe instabile, e quindi potrebbe, tu potresti ipotizzare che l'universo è metastabile, cose di questo genere, va bene? Gli ultimi calcoli che sono stati fatti al CERN mostrano che effettivamente la massa attuale del bosone di Higgs è sufficiente per avere un universo stabile o quasi. Quindi diciamo ci possiamo tranquillizzare da questo punto di vista. Naturalmente io sono, pur essendo stato uno dei primi autori su questa cosa qua, sono un po' scettico sulle applicazioni così immediate alla nostra vita dell'universo, perché si sta estrapolando l'andamento di una costante d'accoppiamento ad energie che sono completamente fuori dalla nostra portata. Ad esempio, se ci fosse la supersimmetria in mezzo, tutto questo problema svanisce, l'universo non è mai instabile, qualunque sia la massa del bosone di Higgs. Quindi, diciamo, naturalmente è interessante fare queste speculazioni, i teorici sono molto contenti di fare queste cose, anche perché si imparano tante cose, però insomma, non vedo un pericolo immediato da questo punto di vista. Però gli ultimi calcoli sembrano mostrare che questo valore, se uno pensa che non ci sia niente da qui alla gravità, che questo valore sia grosso modo al bordo della regione di instabilità. E quindi, seppure c'è una metastabilità, la vita media è molto più lunga della vita media dell'universo, insomma, detto in breve. Va bene. Qualche altra domanda? Se no, desidero ringraziare ancora veramente Grazie. Il nostro amico. Grazie a voi.